Allora sono tornata, i miei anticorpi hanno deciso di collaborare, finalmente sono qua a fare un video, sono stata tanti giorni, ecco, mi sono ripresa già da un paio di giorni, però ovviamente non sono uscita di casa per evitare una ricaduta e cose di questo genere, perché ovviamente appena mia figlia di influenza è partita la pioggia, sta piovendo com'è che, però vabbè sono cose della vita, quando ero in casa invece tempo meraviglioso. Ovviamente mi rodo il culo, però non starò qui a parlare di questo, ma vi parlo della prima cosa che ho fatto appena mi sono ripresa, perché troppi giorni chiusa in casa senza fare niente, a fare carrelli su internet per poi doverli svuotare perché insomma facevo dei carrelli di cifre improponibili. Cosa ho fatto? Ho fatto shopping perché la migliore medicina, il migliore antibiotico, antinfiammatorio, antinfluenzale è lo shopping. Questo video è in collaborazione con Carmen We For Us Makeup. Io vi lascio il link della sua haul giù nell'info box, prima linea, perché se lo vedete già subito linkato vuol dire che è già online, altrimenti se ancora non ve lo linko è perché caricheremo questo video a orari diversi. Comunque vi consiglio, se la conoscete o se non la conoscete, di andarle a guardare, andarla a conoscere, perché di solito Carmen quando fa haul ha fatto danni, ecco. Allora, prima tappa Bershka. Ho preso una cosina che fa parte della nuova collezione perché in saldo non mi piaceva niente. Comunque aveva un buon prezzo ed è una maglietta che è quella che indosso. Sotto ho una canotta bianca semplice di Tezenis, quindi questa qui in realtà è trasparentina. Anche se vi devo dire che con un reggiseno bianco o con un top a fascia bianco forse va molto meglio perché qui è troppo coprente. Cioè, davanti è anche carino, però dietro ha una particolarità che con il top sotto non si vede bene. Appunto è fatta così, ve la faccio vedere molto velocemente, ha un elastichino in vita, quindi va morbida, ha un collo normale, ecco un pochino largo a barca, però non troppo profondo, e quindi si vede il top. La particolarità appunto è il dietro, perché vedete ha uno scollo, insomma un'apertura a goccia con questi nastrini sempre di stoffa neri. Quindi si dovrebbe vedere la pelle, però ovviamente io avendo messo la canotta, si vede la canotta, quindi è meglio magari con un top a fascia o comunque con qualcosa che lasci scoperta la schiena, così si vede il particolare. E viene 14,99 se non ricordo male. E l'ho trovata carina per la primavera. Poi Tezenis, parliamone. Entro Tezenis ovviamente si apre un mondo perché io adoro le cose basic di Tezenis, lo sapete, beh, me l'ho detto 20.000 volte. Ho preso appunto questa canotta bianca perché io già ce l'avevo, però la uso da così tanto l'anno scorso, anche come canottiera, anche sotto le maglie poi in autunno, che era usurata, lavata centinaia di volte senza scherzare. Allora l'ho ripresa, queste costano 6,90 euro. Sono praticissime, comodissime, durano un sacco, veramente io le ho usate da morire e l'ho presa anche uguale, però nera, appunto semplicissima, però canotta nera, perché nera non ce l'avevo, e appunto 6,90 euro il prezzo. Poi ho preso un'altra magliettina, sempre appunto di Zenis, carinissima, sempre di quelle basic, classicizzate, e le fanno in tutti i modi, sia con lo alto che con lo scollo a barca tondo, che con lo scollo senza scollo, cioè praticamente giro collo, che con lo scollo a V come questa qui, e io l'ho presa dato che ce l'ho blu, nera, bianca, di tutti i colori. Mi mancava questo beige, marroncino chiarissimo proprio, e quindi la trovo carinissima, veste tutta bella aderente, prende le forme, lo scollo è anche carino, e queste costano 9,90 euro. Poi ho preso anche, sempre da Tezenis, un pantalone che, insomma, volendo si può sfruttare sia per come sotto di un pigiama, no? Però secondo me è sprecato perché è proprio bello da palestra. E l'ho preso nero proprio perché io cercherò di fare pace con la palestra nonostante mi abbia dato l'influenza, me l'abbia portata lei, come sapete dall'ultimo vlog. Però tornerò in palestra e ho preso un semplicissimo pantalone. Vedete, morbido sulla gamba, morbido, l'elastico alla caviglia, molto molto semplice, non è né leggero né leggero né pesante, ma veste bello morbido, carino e ci sta con una canotta sopra, una magliettina, maniche corte quando si fa palestra, una felpina, va bene su tutto, molto versatile. 16,90 euro. Oh, poi sono stata da Calliope, questo negozio, questo marchio, non so se tutti quanti lo conoscete, che vende delle cosine carine. Molte volte dentro non trovo un cacchio, però alcune volte, insomma, è uno di quei negozi che ogni tanto bisogna andare a spiarci dentro per vedere se c'è qualcosina, perché poi quando metti i saldi sono saldi
paurosi, cioè roba che proprio veramente tu tipo c'è qualche spicciolo, tieni, ok, ti do la borsa, cioè avete delle cose pazzesche. E ho preso sia una cosa della nuova collezione, perché la roba in saldo mi faceva letteralmente vomitare, sia una polo in saldo, che però non è una cosa d'abbigliamento, ma è una borsa. Allora, della nuova collezione, carinissima, perché per la serie sono in fissa, adesso sarò in fissa per molto tempo in primavera con queste maglie leggerine, leggermente trasparenti di vari colori, l'ho presa di questo arancio pescato, cioè non è proprio un arancione accesissimo, ha qualcosa di rosato pescato all'interno nel colore, stupenda, semi-trasparente, sempre, vedete, dello stesso materiale poi di quella di Bershka, ecco, sono lo stesso tessuto. Questa è una S, quindi vedete che proprio la vestibilità è proprio morbida, lunghetta, bella morbida, e anche lo scollo si può portare sia appunto sopra le spalle che con una spalla, con una spallina scesa. Immaginatela, io poi mi immagino sempre gli outfit quando compro le cose. Questa qui, bella morbida, con un bel jeans sotto, ovviamente, una bella scarpa, non so, o delle sneakers magari particolari o anche degli anfibi carini, e un giacchino di jeans, lo stesso colore del jeans, con questa che stacca sotto. Secondo me è uno dei miei outfit preferiti, non vedo l'ora di poterlo fare quando ci sarà un tempo decente da poterlo fare. E l'ho pagata 12,99 euro, però insomma è della nuova collezione, quindi comunque poco. E invece in strasaldo 3,99 euro, con credo uno sconto dell'80%, 90%, cioè proprio regalato, ho visto questa borsa carinissima qui, sempre questo negozio che si chiama Calliope. Semplice, a dire il vero, non è che è bella capiente, vedete quanto è bella, cioè non è tanto larga quanto lunga, ed è bicolor, ha questa bellissima, bellissima fascia sopra borgogna, bordeaux, borgogna, e sotto invece è nera, similpelle, e niente, semplicissima, con i manicotti così. 3,99 euro, cioè non potevo dire di no, cioè, proprio, anche se non mi piace, scherzo. Per ultima cosa, mi sono data proprio alla pazza gioia, quando poi è come quando, non lo so, mangi un bacio, un berugina o un cucchiaino di Nutella, cioè non è mai solo uno, come fa a essere solo uno? Oggi sono frenetica, lo so, perché mi sento bene, quando passi tanto tempo chiusa in casa, poi, cioè, ti viene proprio la follia quando esci. In un negozietto plurimarket del centro, dove io vi dico sempre che trovo poi le stesse cose, le trovo in alcuni negozi cinesi ben forniti, però vabbè, ah, non abbiamo il tempo, però è per il centro. Vabbè, insomma, ho trovato queste sneakers. Ricordano un po' le Converse, anche se non è proprio la forma, però lo ricordano moltissimo. E sono, vedete, queste qua, sono carinissime secondo me, perché sono tutte quante, questo è proprio rovinato, quindi sembrano proprio rovinatine. E poi sono tutte quante in similpelle, con tutte queste borchie sia dorate che argentate dappertutto. Cerniera qui, poi stringate qui davanti, la linguetta è leggermente imbottita, e altra cerniera qui di lato. Da questa parte invece è completamente liscio. Quindi, ma sono davvero carinissime, ragazze. Cioè, io quando le ho viste, ho detto che carine, quanto costano? 10 euro. Dammele ora, cioè muoviti anche, perché è. Insomma, ho trovato il numero, ce n'è solo 38 e 40, 40 era l'ultimo e ho dovuto prenderle. E se non l'avete visto la scorsa haul in cui vi parlavo dell'incontro che farò a Bari, io so che ci sono molte baresi anche della provincia, io vi metto nell'info box tutte quante le informazioni, perché vi ripeto soltanto velocemente che il 29 marzo, sabato 29 marzo, dalle 16 sarò a Bari, perché mi ospita un'associazione che veramente mi fa un favore enorme, ve l'ho già detto nello scorso video, che appunto mi dà un posto, ci dà un posto dove incontrarci a Bari. Comunque tutte le info nell'info box, così se vogliamo incontrarci mi fa un enorme, enorme piacere. Ecco, questi capelli da pazza, perché ovviamente ho preso anche la pioggia, speriamo di non riammalarci, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!